Grazie di cuore, grazie a tutti, grazie al Gran Sasso Science Institute che ci ospita e che ospita naturalmente il sindaco, il presidente della regione, i sindaci della provincia, dell'area del cratere, la rettrice dell'università, le forze sociali e tutte le autorità che sono qui presenti. Abbiamo detto questa deve essere una riunione di lavoro, l'abbiamo detto con Luciano, l'abbiamo detto con Massimo e io vorrei davvero concepirla come tale. Non solo perché prima Giovanni, che adesso ha cambiato vita, per cui dobbiamo mantenere il rispetto istituzionale con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Suprema Magistratura e non quindi con il signor vicepresidente per la sua vita precedente, adesso con Paola De Micheli, che pur non essendo abruzzese pare essere ancora più abruzzese di Legnini nel tenacia, quando si dice no trivelle è lei che insiste sull'Aquila, naturalmente con tutte le lavoratrici e i dipendenti delle vostre istituzioni. Quello che vorrei dirvi è: io mi ero preso un impegno, non metto piede all'Aquila finché non è chiaro lo scenario. Non so se sta dentro la perdonanza o no questo, però il punto è che talvolta in passato con l'impegno, la buona volontà di tutti, però si è dato l'impressione di far prevalere l'aspetto più scenografico alla risoluzione del problema. Ora, io sono uno di quelli che è appassionato di comunicazione, ma credo che in questa fase passando più di comunicazione che di microfono, tutto il rispetto per quello che credo e che trovo fondamentale è che continuare a fare visite all'Aquila senza aver avuto chiaro il quadro successivo sarebbe stato quantomeno discutibile da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualunque fosse il suo nome. E allora cos'è che penso? Penso che abbiamo atteso la delibera 5 del 7 o 8 di agosto, come state, abbiamo atteso la conversione del decreto legge 78 del 2015, con questo meraviglioso articolo 11 che è il punto di riferimento, ed ora possiamo mettere le carte in tavola e fare una riunione operativa. Quindi no agli annunci shock, no agli annunci show, no alle comparsate, no alla mediatizzazione dell'Aquila, che è già stata sufficientemente resa mediatica, anche con alcuni aspetti positivi, perché credo che sia stata una buona idea farci il G8, quindi evidentemente dopo il messaggio, anche se poi ovviamente c'è ancora molto da fare, come sappiamo, sì a una discussione di merito sulle questioni aperte. E allora rimarrei sulle cose che ha detto Massimo, che ha detto Luciano, che hanno detto le forze sociali, partendo però dalla lettura del futuro di questo territorio. A me piace l'idea di essere al Gran Sasso Science Institute, non solo perché nella delibera CIPE ci sono delle risorse per il prossimo triennio, dopo quello già stanziato, dopo l'operazione che già era stata fatta, adesso ci sono delle risorse per i prossimi tre anni, ovviamente si aspetta la futura dell'Ambul, ma siamo ragionevolmente fiduciosi, diciamo così. Ma perché? Questo è il punto chiave. Perché questo territorio, e più in generale del Mezzogiorno, ma forse potremmo dire tutta l'Italia, ha dentro di sé le possibilità di essere in grado di ospitare centri di eccellenza, di studio, di innovazione, di ricerca. Non è in contrasto con la manifattura tradizionale e non è in contrasto con l'economia dei servizi e con il turismo a cui adesso D'Alfonso ci richiamava, ma è un di più che possiamo fare in Italia e che non abbiamo messo a fattor comune in generale, lasciando la sporadica iniziativa. Quando la rettrice vi dice aver avuto la certezza per il prossimo triennio dal Ministero mi dà garanzia di poter fare un investimento, dice una cosa che può sembrare banale, ma che in realtà per i nostri, a partire dall'università e centri di ricerca, è cruciale, chiave per permetterci di fare che cosa? Per permetterci di guardare in un medio lungo periodo con maggiore serenità all'orizzonte. Ecco dunque qual è il primo punto di partenza. Il capitale umano sarà decisivo anche per il futuro dell'Italia. Sarà decisivo per il Mezzogiorno, sarà decisivo per l'Italia che verrà. Naturalmente, se vogliamo fare una riunione operativa, facciamo una riunione operativa. I soldi, che ha detto Eccellente, che ha detto
detto Alfonso, ci sono. Poi si può discutere di singole questioni, continueremo a battagliare a livello europeo per la questione delle tasse, prendo questo impegno sapendo che è una vicenda un applauso, ma rigore è quando l'arbitro fisca, c'è un grande filosofo Fugia di Bosco, per cui finché non c'era, purtroppo la vicenda è andata come sappiamo, sarebbe stato meglio gestirla fin dall'inizio in modo diverso. Adesso cercheremo di metterci una pezza nelle modalità e nelle forme che saremo in grado di utilizzare. Identicasi per la questione dei ragazzini e dei bambini orfani, identicasi per la questione di trasparenza, cioè quei punti che nel tuo intervento, Massimo, hai lasciato come aperti, vorrei garantire che c'è un impegno costante, anche in ordine, lo diceva prima Paola, di SMS, di tutti gli impegni che abbiamo preso come governo per assicurare la rapidità dei pagamenti e direi l'approccio diretto e senza ulteriori ritardi. Noi abbiamo firmato insieme dei contratti di sviluppo, altri verranno ancora, è chiaro che il finanziamento di cassa su questo deve essere il più rapido possibile e il più efficace possibile. Però il dato di fatto è che i denari ci sono. Si tratta adesso di fare un'operazione complicata, perché dal nostro punto di vista è sempre complicato, perché si incide su un centro storico che con le caratteristiche che sappiamo di questo centro storico, di ciò che è accaduto, perché abbiamo la preoccupazione di dover far partire tanti cantieri, ma di farli bene. Ora, la mia proposta è questa: noi continuiamo a seguirvi con determinazione, come è giusto e doveroso che sia, non lo facciamo come atto di rispetto nei vostri confronti, ma come atto dovuto della comunità italiana all'Aquila. Non basta semplicemente essere genericamente commossi quando accadono sciagure come quella dell'aprile 2009, ma occorre poi avere la determinazione e la tenacia di seguirle giorno dopo giorno, e quindi da questo punto di vista non c'è niente di dovuto, è qualcosa che è da parte nostra assolutamente prioritario. Probabilmente vale la pena operare due soluzioni ulteriori. La prima, da qui a un anno, da qui alla fine diciamo del prossimo anno politico 2015-2016, immaginare un ulteriore passaggio sempre con questo taglio, quindi un taglio operativo sui cantieri, a verificare la situazione dei cantieri. Lo diciamo da sindaci, siamo stati tutti sindaci, dai, no, qua c'è sempre il tempo. Io poi con il sindaco alla malattia, quando mi prendo volta di fare dentro, perché c'è una cosa. Poi D'Alfonso faceva le giunte alle 21.30 di sera. Leggevo una volta che feci la giunta alle 21.30 di sera a Firenze, manca poco mi querelano, però va bene, insomma, non è un punto problematico. La questione è garantire da qui al prossimo anno di verificare, magari diciamo verso primavera, estate dell'anno prossimo, del 2016, un punto sistematico sui cantieri, dando la massima apertura e trasparenza, indipendentemente dalle norme più o meno entrate nel decreto legge, al lavoro sui cantieri che verranno aperti. Quindi, primo punto, ridarci appuntamento da qui a meno di un anno, andare a verificare i singoli cantieri, naturalmente anche nelle zone del cratere ulteriore rispetto a quelle dell'Aquila, ma oggi mi pare che la priorità sia il centro storico dell'Aquila, e dall'altro lato essere nelle condizioni, per me molto importante questo, di verificare passo dopo passo la situazione economica di questa provincia. Veniva ricordata prima dal segretario della CGIL, dal nome di tutte e tre le organizzazioni sindacali e dal direttore di Confindustria L'Aquila a nome degli imprenditori. Noi abbiamo una cornice abbastanza complicata, perché la ripresa oggettivamente c'è. Io oggi vengo da una serie di iniziative, vengo anche da 15 giorni di ferie, quindi non è che sto facendo quello che ho fatto. Rimini questa mattina abbiamo visto con il nostro collega sindaco di Rimini alcuni interventi di riqualificazione, perché per Andrea Agnassi, sindaco di Rimini, è impensabile continuare a giocare nella direzione turistica e nella dimensione turistica senza innovare dal punto di vista culturale. Molto interessante come ragionamento. Cioè lui dice, io ho 15 milioni di turisti,
ho 15 milioni di persone che vengono comunque a Rimini, però non è che continueranno a venire. Il mio rivale è Miami, il mio rivale è Dubai, il mio rivale è Dubai 20 anni fa non era destinazione turistica. Oggi sì, cosa posso mettere io? Posso mettere il grande progetto superculturale? No, posso mettere il passato, il 400, posso mettere Malatesta, posso mettere Fellini e la Casa del Cinema. Allora c'è un progetto organico per Rimini, che è un progetto finanziato, siamo andati a vedere i cantieri, e questo per dire che c'è un pezzo di Adriatico che lavora in questa direzione. Poi siamo stati a Pesaro, quel meeting, poi siamo andati a Pesaro. E a Pesaro che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'operazione Città della Musica. Nel nome di Rossini, ancora una volta un riferimento al passato, una scommessa strategica per fare di Pesaro sempre di più un attrattore culturale, non soltanto quindi una città tradizionale. Io dico che questo tipo di percorso e di segnali di ripresa che sono presenti in Italia ci sono oggettivamente. Ancora non si traducono in un aumento significativo e corposo dei posti di lavoro? Ne abbiamo persi 927.000, di cui 525.000 sull'edilizia. È ovvio che non si può dalla mattina alla sera pensare con uno schiocco delle dita di far ripartire. Ma il fatto che questi segnali finalmente ci siano, e che siano segnali che reggono anche sull'export, nonostante le tensioni internazionali, che sono una volta la Russia, una volta il petrolio, perché il petrolio è un fatto positivo per noi, però riduce la probabilità d'acquisto, ad esempio, in Russia o in altri paesi, nonostante la crisi adesso cinese. Questi segnali di ripresa che ci sono vanno colti. I numeri che mi avete dato sull'Aquila ovviamente mi preoccupano. In particolar modo la cassa integrazione, che è in controtendenza rispetto a tutto il resto del paese. Quando noi contiamo i posti di lavoro e diciamo che ci sono 1.000, 10.000, 20.000 posti di lavoro in più, in realtà non contiamo i posti di lavoro che abbiamo salvato tra virgolette dalla cassa integrazione, cioè se tu fai meno 30% di cassa integrazione, quel personale lì ai fini delle statistiche rimane personale occupato, sia quando è in cassa integrazione sia quando giustamente ha smesso di essere in cassa integrazione. Allora il fatto che ci sia il 30% di cassa integrazione in meno in Italia è un fatto straordinariamente positivo. Il fatto che ci sia in Abruzzo, il fatto che Chieti tiri così tanto per l'automotive e non solo, come sta il farmaceutico, tutte le caratteristiche dei distretti che conoscete meglio di me, sono fatti positivi. Noi sull'Aquila dobbiamo monitorare da qui al prossimo anno, costantemente, giorno dopo giorno, con il lavoro, stavo per dire anche di Legnini, ma Legnini non fa questo perché adesso non è la sua figura, figuriamoci se lui si occupa di fare l'uomo delle istituzioni, con i parlamentari abruzzesi, i parlamentari ovviamente con Stefania all'Aquila, ma vedo Federica, te sei pescarese, però sei, quindi non sei nessun perfetto, diciamo. Con gli altri parlamentari che ci sono e che lavorano a tutti i livelli, bene, noi andiamo a monitorare l'Aquila giorno dopo giorno, e questo è un primo filo. Ce n'è un secondo, e vengo a recuperare le considerazioni del Presidente della Regione. Noi abbiamo fatto, prima di partire per le ferie, un appuntamento, in quel caso era un appuntamento di partito, ma comunque con una caduta, anche ricaduta di natura istituzionale, perché ne abbiamo discusso anche a livello di governo, e quindi con i partner della coalizione, ma anche con il Paese, perché la discussione è stata aperta al Paese, sul tema del Mezzogiorno, e quindi riguarda anche l'Abruzzo, riguarda la Sardegna, partendo da un dato di fatto. Oggi noi abbiamo un pezzo d'Italia che cresce più del 2% e un pezzo d'Italia che è ancora in negativo. A quelli che dicono cresciamo poco vorrei ricordare i dati: nel 2012 abbiamo fatto meno 2,3, nel 2013 abbiamo fatto meno 1,9, se ora facciamo più 0,5 è vero che è poco, ma è comunque più 2,4 dell'ultimo. No, ma lo dico perché noi siamo bravi a fare da pazzi, a martellarci sempre là dove fa più male. Non è possibile, non è pensabile che non raccontiamo anche e non vediamo i segnali positivi, però in questo appello alla positività manca oggettivamente una parte del Mezzogiorno. Dei tanti Mezzogiorno d'Italia, perché non ce n'è. Allora, abbiamo condiviso l'idea di fare un grande master plan, però questo master plan deve essere diversificato zona per zona, territorio per territorio. Allora, lo dico qui annunciandolo già da adesso, però poi ne avremo modo di parlare con Luciano e con gli altri suoi colleghi, non soltanto colleghi. Noi divideremo il Mezzogiorno in 15 territori. L'Abruzzo come regione, naturalmente, il
Molise, la Basilicata, le città metropolitane, quindi essenzialmente Bari, Palermo, Catania e Reggio nella loro dimensione e Cagliari, diciamo di città metropolitane in un'accezione più ampia rispetto a quella strettamente normativa, Taranto, che inseriremo per le caratteristiche particolari di Taranto, e poi le altre regioni, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sono 15 realtà. Il master plan, da qui al 31 dicembre, noi siamo pronti a firmare come governo una sorta di patto, di contratto, dove tu mi dici cosa fai tu come regione, io ti dico cosa faccio io come governo, ci diamo dei tempi perché i soggetti sociali protagonisti, il mondo della pubblica opinione, il mondo della stampa possa verificare e controllare che non stiamo girando intorno, non stiamo perdendo tempo. Questo impegno reciproco vale 2 anni, lo verifichiamo dopo 1 anno di lavoro. A me piacerebbe, caro Luciano, che per i rapporti che ci sono l'Abruzzo fosse, se non il primo, uno dei primi a firmare questo accordo insieme, perché le carte in tavola ci sono su tanti punti. Ci inseriamo tutte le questioni dell'Aquila, che già peraltro abbiamo inserito con il decreto 78, con l'articolo 11 del 78 e con la delibera CIPE, che libera quanto? 800, più o meno, più di 800 milioni. E a questo punto, con una chiarezza di messaggio all'esterno, perché a quel punto diventa evidente ciò che si fa e che non si fa. Se si dice che si fa la strada, si fa la strada. Si dice quando si fa la strada, in che tempi si fa la strada, chi controlla chi deve fare la strada, quanto costa la strada, com'è il ribasso d'asta e qual è la tempistica, perché poi da sindaci noi conosciamo il vero controllore democratico, che non è un soggetto terzo, ma è il pensionato che fischiettando si avvicina ai cantieri e poi ti trova a passare per la strada. A me capitava così a Firenze quando giravo in bicicletta: oh sindaco, a proposito, in quei cantieri tanto per cambiare e non c'è nessuno. Allora, la qualità del controllo, questo è l'elemento che è strumento di garanzia della democrazia, non tutte le discussioni che leggo in questi giorni, le fisime mentali di tanti presunti profeti del pensiero democratico che immaginano di esercitare il proprio controllo democratico seppellendo di carte e di emendamenti i palazzi del potere. Non è questo lo strumento democratico. Lo strumento di difesa democratica è garantire cosa si fa, in che tempi, chi lo fa e come lo fa. Allora, su questo, la mia proposta è finisco. Tu butti giù le tue cose, noi ci mettiamo le nostre. È evidente che non posso prendere l'impegno oggi di dire tutti sì, anzi, dovremo discutere. Ci sono dei punti che ci vedono in discussione. Una parte dei contestatori era legata al Teramo, e su questo francamente il Teramo in serie D, Fiorentina mi segnalo non è in serie D, perché non vorrei precisare, no, anzi, no, Fiorentina è stata in B per caso. Siamo già, sto già litigando con Cialente su questioni di grande livello politico istituzionale, però il punto, c'è anche chi contesta per l'Ombrina, c'è chi contesta per altre questioni, io dico mettiamo in fila. Chi contesta per l'Aquila, ok? E per l'Aquila, quindi, perfetto. Guardi, sono stati mangatellati dei aquilani, Guardi, io sono molto dispiaciuto per ciò che accade in questi casi. No, no, ma non mandatelo via, per carità di Dio, venga, venga, non si preoccupi, fate entrare. Fate entrare, non è un problema, cioè, se però viene, stia dentro, se no, anche l'abbiamo. Stia, per carità di Dio, nessuno vuole mangatellarlo, anzi mi dispiace, aggiungo che mi permetterà anche a nome suo, immagino, visto che lei è un consigliere comunale, un rappresentante delle istituzioni, di esprimere tutta la nostra solidarietà alla gente a cui è stato ferito il setto nasale all'inizio di queste contestazioni, a chi evidentemente svolge un servizio di tutela dell'ordine pubblico, un caloroso sentito abbraccio. Io credo che sia del tutto legittimo, esprimere ovviamente il dissenso, dicevo prima, dell'Ombrina, qualcuno dell'Aquila. Ci sono altre realtà aperte sul territorio, ora non le conosco tutte, ma sicuramente immagino come dappertutto ci siano questioni importanti. Vorrei segnalare all'attenzione di tutti questa vicenda del cantieri e dei lavori, diciamo dell'edilizia, perché noi abbiamo un problema di edilizia che è ancora ferma e che poi tira con sé tutto il resto. Cioè, per raccontarvi di oggi, il settore del mobile a Pesaro è fermo anche perché se non riparte l'edilizia
il settore del mobile, che poi lo vedremo perché in realtà va bene con l'export, ma sulla domanda interna non riparte. I segnali che abbiamo avuto in questo luglio-agosto sono molto buoni. Per dire, la grande distribuzione sembra aver finalmente svoltato, ha fatto meno per i primi sei mesi, nel mese di luglio e agosto è un più corposo, è un più significativo. Lo vedremo. Ricapitolando, da qui a un anno di nuovo all'Aquila, di nuovo con taglio non scenografico, ma sulle questioni aperte, lo dico anche ai colleghi sindaci degli altri comuni dell'area del cratere, andiamo a verificare quali sono le partite aperte. Ci sono dei denari sulle scuole che sono stati liberati, ne parlavo prima anche con Giovanni, con Paola, anche dall'INAIL, non soltanto dalla BEI con i 940 milioni dei nuclei BEI, ma anche mi pare 200-300 milioni che vengono dall'INAIL. Sarebbe molto bello anche come segnale se una delle prime riqualificazioni di scuola sicura fosse in Abruzzo e fosse all'Aquila, siamo o nella provincia dell'Aquila naturalmente. Siamo quindi pronti a ragionare di questo, pronti a discutere del dissesto, però all'Aquila ci dormiamo da qui a un anno a fare il punto sui cantieri, mentre da qui alla fine di questo anno solare, 2015, sperando di poterlo fare il prima possibile, io lancio il guanto di sfida a Luciano per poter fare il prima possibile questo contratto, questo patto, questo accordo tra Regione e Governo centrale, perché io penso, e finisco su questo, che ciascuno può avere le proprie idee politiche, è giusto, sacrosanto che c'è, perché io sono segretario di un partito, vediamoci se non abbiamo idee politiche. Però, uno mi ha guardato come dire, nessuno è perfetto. È comunque il grande partito d'Italia, d'Europa, quindi insomma, voglio dirlo con un certo orgoglio. Quello che però voglio segnalare, è che in questo momento non c'è da rilitigare e discutere, qui c'è da lavorare per il bene dell'Italia e il bene politico.